A diserni è scattata alle prime luci dell'alba l'operazione della squadra mobile della polizia denominata Black Money. Sette persone arrestate, di cui una ai domiciliari, tre denunciate a piede libero. I reati contestati vanno dall'associazione a delinquere finalizzata ai reati di usura, estorsione, rapina e spaccio di sostanze stupefacenti, a singole condotte di usura e estorsione. A finire agli arresti un'intera famiglia di etnia rom, i Morello. Il Dominus era il capofamiglia ai cui ordini i tre. Figli Maschi, la moglie e la compagna di due dei componenti della famiglia ed anche un soggetto esterno al nucleo familiare che contribuiva all'attività usuraria. Il reato più odioso e spregevole emerso nel corso della complessa indagine durata circa un anno, proprio quello dell'usura. A finire sotto il gioco dei criminali una quindicina di persone, questi casi accertati. Si tratta di piccoli imprenditori, esercenti di bar, un macellaio, fin anche un dipendente pubblico. Ed una persona costretta a chiedere soldi per le cure di un familiare gravemente malato. I tassi di interesse, settimanali o mensili, svariavano dal 350 fino al 1200%. Le rate pagate saldavano il solo interesse. La cifra prestata sarebbe stata saldata in un'unica soluzione finale alla quale era pressoché impossibile arrivare. Durante l'attività investigativa sono state effettuate numerose perquisizioni che hanno condotto al sequestro di genti quantitativi di eroina e cocaina e della documentazione relativa ai prestiti. Nel corso della conferenza stampa di stamane mostrate le immagini della casa dei Morello, sembravano tratte da scene del film Gomorra. È un'operazione di grande portata, la prima nella provincia di Sernia per associazione a delinquere, ha sottolineato il questore Ruggero Borzacchiello. L'importanza oggi di questa operazione che appunto ha sgominato un'associazione a delinquere che io ricordi qui a Sernia difficilmente se non per la prima volta è stata posta in essere oggi, il, come ha detto il signor Procuratore, quella famiglia che purtroppo aveva necessità di, di soldi per le cure mediche, oppure l'imprenditore che era sull'orlo del fallimento, come peraltro è stato evidenziato in una telefonata, quindi questo è un reato appunto spregevole perché falleva sulle miserie, sulla situazione di indigenza di famiglie, di imprenditori che purtroppo cercano o pensano di risolvere i loro problemi affidandosi appunto non a degli enti istituzionali, in questo caso banche o finanziarie, ma a dei veri e propri strozzini. Ma tutto è partito dalla denuncia di un genitore di un ragazzo tossico dipendente finito nella rete dei Morello. L'attività allora, di indagine è nata uh, dalle lamentele del genitore di un giovane tossicodipendente della zona uh, che aveva subito un malore a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti, probabilmente di non buona qualità. Uh, nasce quindi come un'attività di indagine um, uh, funzionale al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Sernino, ma poi ha consentito di cristallizzare uno spaccato sociale che è quello del fenomeno dell'usura, che, come dicevamo anche prima in conferenza stampa, presenta molte sacche di sommerso. Questa operazione, ha evidenziato il procuratore della Repubblica Paolo Albano, testimonia la fiducia della cittadinanza nelle istituzioni alle quali sempre più persone si rivolgono per denunciare atti illeciti e criminosi. E questa operazione testimonia proprio l'aiuto che le istituzioni possono dare alle eh, famiglie dei giovani tossicodipendenti, così come alle vittime dell'usura. Vogliamo eh, proprio l'occasione per rivolgere un appello a quelle che sono le parti offese, sia come del, eh, dell'usura, sia del traffico di sostanze stupefacenti, di rivolgersi fiduciosi alle istituzioni alla polizia, alle istituzioni, alla procura, perché solo così si potranno combattere questi spregevoli reati.